Quando avevo 25 anni, eh, forse qualcuno di più perché... Lo studio non è che la voglia di studiare era molta, però diciamo ingegnere ci sono diventato e quindi questo mi ha aiutato. Gli esami che mi sono piaciuti di più sono quelli, pur essendo ingegnere elettronico, di economia e quindi questo qui è quello che mi ha aiutato poi nello sviluppo dell'attività. Quello che mi piaceva una volta finito l'università era, si diceva quella volta perché anche vengo da una famiglia contadina, è fare qualcosa per conto mio. Oggi si direbbe l'imprenditoria. E quindi parlando con degli imprenditori fanesi che in sostanza sono stati i miei soci abbiamo costruito un'azienda di eh, informatica, quindi all'epoca si chiamava Meta Informatica perché oggi quella Meta Informatica lì... Non è che non esiste più, però è stata trasformata nella holding. Cosa vuol dire questo? Che eh, sono cresciuto, eh, siamo arrivati a fatturare comunque 6 milioni e mezzo, nel frattempo abbiamo acquisito aziende, quindi siamo stati un'azienda diciamo, che andava bene, con degli ottimi eh, rapporti diciamo, di, di, di sviluppo. E abbiamo avuto la fortuna di avere, quindi io mi ritengo un ragazzo fortunato perché ci vuole, ci vuole anche fortuna, e abbiamo avuto la fortuna di avere sempre dei collaboratori molto in gamba. Questo qui è quello poi che mi ha fatto riflettere anche nell'investire sulle cose, eh, diciamo future. Perché eh, tre anni fa eh, la meta informatica è stata venduta, è stata spacchettata e venduta da altre aziende dove io comunque sono rimasto in tutte le aziende, quindi si eh, rappresenta la continuità. E nello stesso tempo, diciamo, con gli introiti che ho avuto, avendo creato questa holding, eh, ho cercato di reinvestire sul territorio. Quindi, eh, perché? Perché mi affascina, perché, oltre, diciamo, metti informatica è chiaro che si parla di tecnologia e mi ha sempre affascinato. Eh, però mi piace anche. Ehm, mangiare, bere e la parte contadina. Quindi questo qui, in questa seconda fase della mia vita, oltre che continuare l'investimento tecnologico, mi piace investire su delle attività che in qualche modo sono legate alla tradizione, al territorio e a qualcosa che mi piace personalmente. Sono, adesso ci troviamo qui eh, nella cantina diciamo, di Roberto, e, mh, quindi a Ripalta. Io sono nato a Fossombrone, ma ho vissuto a Cartoceto per eh, tantissimo tempo. E ritornare qui nell'origine dove sono cresciuto è una cosa che mi piace la mia azienda anche tecnologica di Lucrezia quindi rimango comunque nel comune di Cartoceto ed effettivamente mi pare un territorio molto interessante e con delle potenzialità di crescita ancora inespresse. Oltre a questo diciamo, ho investito su una parte che si chiama la Baciocca dove vengono fatte le cresce spogliate di Urbino perché anche lì c'è un discorso di tradizione, c'è un discorso quindi di storia, c'è un discorso di qualità del prodotto che mi ha affascinato. A me piace avere dei soci, piace avere dei soci e piace condividere dei percorsi, perché io credo molto nelle persone. Eh, dico sempre che se, se fossi stato da solo non sarei mai riuscito a creare quello che ho creato. E quindi, di conseguenza, eh, vedere il progetto, vedere il progetto adesso qui, sei nella cantina, ma lavorare su questo progetto dove comunque c'è... Roberto è ancora giovane, ci sono io, io ho eh, quattro figli, Roberto ha due figli ancora che, stanno, che stanno già lavorando in cantina, questo progetto mi affascina molto perché significa investire su delle cose che poi possono continuare anche dopo di noi e questa è una cosa che mi farebbe molto piacere. La nostra azienda è, è formata da giovani, cioè... È, io e Roberto siamo i più anziani e la squadra che c'è all'interno di questa azienda è, è tutta giovanile. Quindi eh, abbiamo Michele Capocantiniere, Samuele, Federico. Poi magari ancora non conosco tutte le altre persone, però Samuele e Federico sono i figli di Roberto. Tutti questi ragazzi sono giovani e quindi eh, ho visto che c'è un grande affiatamento per produrre, per fare, per lavorare, per stare in sintonia. Io ho sempre investito sulle persone. Quindi i miei soci nella parte di informatica, i miei soci qui e i miei soci quindi della Baciocca e nelle altre aziende che ho sono tutte persone che io stimo molto e che effettivamente c'è una grossa potenzialità di crescita. Suppongo che incida anche il territorio per fare delle persone brave e qualificate, quindi suppongo che il territorio sia molto importante però mi sono sempre soffermato e, e sulle persone e su quello che in sostanza mi possono dare. Ho sempre lavorato per costruire e quindi ho guardato sempre eh, diciamo, i miei competitor o i miei colleghi, anche che eh, lavorano in altre aziende. Come, ehm, come, non come sfida, ma come diciamo, ammirazione. Quindi mi ricordo che eh, si stava parlando, quindi sto parlando di informatica una delle mie prime chiacchierate eh, fu e quindi c'è un ricordo bellissimo, eh, fu proprio con Giovanni Ranocchi, quindi il fondatore di Team System, che voglio dire alla fine eh, perché ho voluto questo incontro. L'incontro è stato fatto perché eh, volevo capire come si muoveva il mercato e lui è stato talmente bravo e talmente che mi ha dato alcune dritte che sicuramente mi sono servite poi a riportarmene nell'azienda. Quindi ho dei ricordi eh, delle, delle persone, anche tra virgolette, chiamate concorrenti. Eh, che mh, non posso dire concorrenti perché alla fine loro erano talmente grandi che eh, però ho dei ricordi bellissimi perché effettivamente questo scambio di valori, questo scambio diciamo di, di, di idee, serve sicuramente a, a crescere sia la persona. Le persone in questo caso che stanno nell'azienda e l'azienda stessa. Io la CDO non la conoscevo. A me mi è stata presentata da Antonio Cencioni, che è un mio collaboratore, quindi è rimasto. Quindi, tra le crescite che ho avuto nell'azienda mi sono imbattuto nella sua azienda. La sua azienda diciamo è stata in qualche modo portata dentro Meta Informatica e da quel momento ha continuato a collaborare, cioè ha iniziato a collaborare e ancora sta collaborando con me quindi una persona che reputo molto importante, intelligente, lui eh, ci cioè conosceva, è stato anche il direttore della CDO di Pesaro. Quindi mi ci ha portato come una sfida, nel senso che mi ha detto guarda, ti può servire perché lì ci sono delle persone che lavorano, sono imprenditori, quindi eh, c'è questo scambio di opinioni che in qualche modo può servire alla crescita. Ed effettivamente io ho dei ricordi bellissimi con Michele Montagna, che in qualche modo quando sono arrivato era il presidente della CDO, e mi ci sono trovato subito in sintonia, perché comunque era in parte un grande imprenditore, quindi che ha una bellissima azienda che gestisce. Però diciamo, mi ha dato dei consigli che nella crescita che ho avuto sono stati fondamentali. Uno tra tutti che è una chicca, però voglio dire, magari uno dice: Vabbè, sono cose scontate, però per me non erano scontate perché lui mi dice: ora quando vai in banca tu i soldi bisogna che li chiedi quando ce li hai, non quando non ce li hai. Ed effettivamente è un ragionamento che a me è servito molto, quindi nelle acquisizioni che io ho fatto poi in futuro, che cosa ho fatto? Anche se l'azienda stava bene, sono sempre andato a chiedere quindi in banca dei prestiti Considerando che eh, la liquidità ce l'avevo, ho sempre parlato con lo stesso linguaggio della banca e questo mi ha aiutato molto, quindi non, non sono mai andato in sofferenza. E questo, secondo me, per la crescita è una cosa fondamentale e importante. Quindi, queste quattro parole riportate nella mia attività, riportate naturalmente con il mio intelletto e quello che ho fatto, mi sono servita tantissimo, quindi eh, la CDO sicuramente mi è servita per ampliare la mia mente. Prima seguivo un'attività e, e ero sopra quell'attività. In questo momento su questa attività diciamo che è quella dell'informatica io ci sono, quindi sono amministratore delegato, quindi sono quello che ha responsabilità, però ho ragionato che dovevano crescere le persone che mi erano vicine. E questo ha fatto sì che quando io ho venduto delle aziende ho lasciato una parte di questa e ho fatto crescere i miei collaboratori, cioè gli ho regalato delle quote in un'altra azienda dove loro in qualche modo potevano sentirsi partecipe di quello che stavo creando. Questa qui mi è servita tantissimo perché mi permette di non io sono comunque operativo, però adesso mi sono elevato, cioè non ho l'operatività di prima quindi questo l'ho lasciata in qualche modo ai ragazzi che mi hanno aiutato a crescere quindi sono penso lo fanno con molta più passione questa cosa. Ho cercato di legarle quindi attraverso una società, eh, ma non legarle come costrizione, perché alla fine eh, ho regalato delle quote e quindi hm, ho cercato di legarle proprio per renderle partecipe, quindi questo qui mi permette di seguire n attività, quindi io cerco di seguirle un pochettino più dall'alto rispetto a prima per cercare di eh, non essere operativo io nella, nella, nel, nel, nel fare, però di dare una visione e di dare quindi una, una direzione, che questo è quello che in sostanza mi importa. Quindi, rispetto a prima, è un lavoro meno, di, di, diciamo, meno come posso dire, di programmazione, ma è un lavoro più di sviluppo, più, più di intelletto. E effettivamente non mi pesa perché ho anche tanto tempo libero da questo punto di vista. Beh, quello che diciamo, sto creando è una bella sfida perché, comunque, diciamo, il gruppo è diventato interessante, ci sono diverse aziende che fanno prodotti diversi. E, e la passione ad esempio qui ripeto siamo nella cantina questa passione qui è fare in modo quello che il progetto che stiamo facendo con roberto è un progetto veramente molto molto ambizioso e, e realizzarlo diventerebbe un qualcosa per noi molto importante per il paese ma io penso anche per tutta la provincia perché diventa una cosa cioè, investire su questo territorio è cioè una cosa importante per noi è importante anche per la gente che sta attorno, perché tanto si crea lavoro, si crea opportunità e si crea comunque benessere nello stare in vita in sostanza. Visitasmart è un'azienda relativamente giovane perché ha meno di 10 anni, è una parte come startup innovativa. E come dice la parola stessa, si occupa di digitale in maniera intelligente e vuole fare la stessa cosa nel mondo della formazione. In realtà l'esperienza dell'azienda è data dai 25-30 anni che abbiamo noi fondatori nel mondo della formazione professionale. Nasce in questo territorio per dare uno stimolo e un supporto forte al sistema produttivo locale, soprattutto sulle tematiche digitali che oggi sono molto pregnanti in tutte le attività produttive. Motivo specifico proprio perché nasce sempre da un fabbisogno. Diciamo, non ci siamo inventati nulla, eh, le imprese del territorio si stanno digitalizzando, il termine industria 4.0 è sconosciuto ai più, però è, è il filo conduttore di tutte le imprese italiane che stanno evolvendo verso il digitale e stanno facendo una cosa molto importante che si chiama anche reshoring, ovvero stanno riportando le produzioni in Italia perché attraverso queste tecnologie si riesce ad essere competitivi anche producendo nel nostro territorio. Bah, di aneddoti così ne vengono in mente tanti, magari particolari no, però eh, i contatti con le imprese sono costanti, per motivo semplice. Le figure che noi formiamo sono quelle che loro cercano, perché noi lavoriamo un po' all'inverso, cioè chiediamo alle aziende cosa vi serve e, e costruiamo diciamo, dei profili che poi sono i percorsi di studio che facciamo noi. Questo significa che i nostri studenti sono molto richiesti. E poi da lì nascono dei problemi, problemi che magari abbiamo più di 100 richieste l'anno e noi diamo soddisfazione a non più di 20-30 richieste. Quindi, poi, dopo nascono degli aneddoti perché le aziende poi se li, se li contendono, i nostri studenti, ognuna un po' ha le sue caratteristiche e, e, e il dialogo con gli imprenditori è sempre avvincente. A CDO ci aiuta tantissimo perché abbiamo lo stesso st principio, gli stessi spiriti imprenditoriali. Ci confrontiamo con gli imprenditori, facciamo parte anche del direttivo, quindi il confronto è molto forte. E, e anche la CDO crede nella formazione e, e quindi in quello che facciamo e c'è una forte interazione in questo, ma non solo così nell'ordinario, anche diciamo nella programmazione, nel pensiero, nelle attività che si fanno. Quindi è un, è un rapporto strettissimo. La nostra impresa del futuro è proiettata in un sacco di direttrici, forse troppe, proprio perché ragionare sul digitale oggi, sul mondo imprenditoriale, significa pensarlo un po' dappertutto, dall'agricoltura ai settori dove magari sono anche un po' più impensabili. Il futuro, il futuro è molto veloce. Quello che succederà fra due anni probabilmente lo sappiamo, fra dieci no, quindi bisogna stare sempre, come si dice, sul pezzo. E noi ce lo immaginiamo, cioè l'Industria 4.0 ce lo fa immaginare in un certo modo, ovvero è un futuro dove, ad esempio, la robotica l'automazione sostituiranno tanto il lavoro umano, ma sarà un futuro pieno di tecnici altamente preparati che diciamo, coordineranno il funzionamento delle fabbriche, di quelle che noi immaginiamo come processi produttivi attraverso proprio la propria conoscenza. In molte aziende il cambio generazionale si vede addirittura per reparto. Ci sono delle aziende qui nel nostro territorio che sono molto forti anche a livello mondiale dove si percepisce proprio il cambio generazionale da reparto a reparto. Nei reparti nuovi dove si usano nuove tecnologie, nuovi materiali, dove ci sono nuovi prodotti, c'è un'introduzione molto forte dei giovani e anche una fortissima richiesta. Si vedono le, le generazioni un po' più dietro che, che stanno nelle produzioni che sono rimaste diciamo, nel passato. E è un cambio generazionale complicato, eh, però eh, avvincente anche da questo punto di vista, perché non necessariamente il cambio generazionale deve avvenire dentro la proprietà, dentro la famiglia, ma può avvenire anche attraverso nuovi giovani, nuove diciamo, mentalità imprenditoriali. E noi abbiamo un'esperienza recentissima con l'arte del carnevale. Non è solo quello, però per fano il carnevale è un evento impo molto importante, un evento dove si esprimono gli artisti. Noi abbiamo dato un grosso contributo eh, partecipando a degli avvisi, ma in maniera molto co coinvolgente, eh, per rendere il carnevale più antico del mondo e eh, trasformarlo nel carnevale più moderno, inserendo le tecnologie nostre all'interno dei carri. Quindi abbiamo fatto dei prototipi. Lo scopo è sostenere l'arte, la vena artistica. Ma eh, c'è anche un forte scopo orientativo per noi, cioè noi vogliamo far capire ai giovani che la tecnologia si può applicare ovunque e quindi serve anche molto per ispirarli. Sulle difficoltà invece c'è tanto, tanto da parlare. Sicuramente la difficoltà più grossa oggi, eh, mi aggancio a quello che ho appena finito di dire, è, è intercettare dei giovani. E delle nuove risorse umane, diciamo che si vogliano mettere in gioco in questi settori, perché per quanto si parla di generazioni digitali non siamo, non siamo ancora pronti e, e la quantità è, è ancora insufficiente. Quindi, la, la sfida più grande è questa. La sfida più grande. Poi ci sono sfide che sono legate più alla burocrazia, alla difficoltà di eh, mettere insieme degli interlocutori sul territorio, eh, so, queste sono un pochino più ordinarie, diciamo, ma la, la sfida più grande è sicuramente quella sul, sul capitale umano. Allora, forza comune della CDO indubbiamente. Noi però siamo in una regione le Marche, è una regione al plurale, quindi forse nella regione Marche rispetto ad altre regioni è ancora un po' più difficoltoso fare squadra. La CDO può aiutare molto in questo. E quindi sicuramente c'è eh, una un aiuto che viene da, da, questa, da questa parte. Però eh, va anche detto che sicuramente anche far comprendere ai decisori, decisori politici quali possono essere alcune direttrici, perché l'evoluzione del mondo del lavoro è talmente veloce e l'evoluzione della, demo, della eh, burocrazia dovrebbe essere altrettanto rapida. E questa è una difficoltà enorme. Sicuramente la passione è la passione per il digitale, perché siamo tutti informatici, la passione per questo lavoro. E, e aggiungo, visto il fatto che comunque sto molto a contatto con i giovani, che per noi sono un'energia, rappresentano una fonte energetica inesauribile, e, e questo già da solo è un motivo eh, determinante.